All Blacks continua la vostra striscia positiva, terza vittoria dopo il pareggio della scorsa volta, partita difficile, eravate sotto, però... forse qualche fallo di troppo nel primo tempo. Sì, sì, qualche fallo di troppo, però ieri sera serata distruttiva, diciamo, quindi ci siamo arricampati un pochettino così, arresicati. Tante assenze, tante assenze, loro sempre compatti, camurrusi come al solito, eccendo sulle gambe. Sì, il gioco come il nostro qualche anno fa, diciamo, ora l'età è sopravvenuta e quindi preferiamo qualche tocco in più, qualche fallo in meno, anche se oggi ci siamo fatti, non ci siamo risparmiati dai falli. Molto tattica questa tante partita. Assenze. Sì, sì, tanta assenza da parte vostra, assenze importanti, assenze importanti che ci hanno fatto vincere la partita, quindi ringraziamo gli assenti per non essere venuti. Comunque sì, Cosentino siamo... quota zero ancora come gol, Livigni due. Ecco, quindi, a proposito, quindi comunque sì, sì, la stiamo mettendo un po' più sulla difensiva in queste partite, più che altro perché cerchiamo la forma migliore, quindi è meglio difenderci un po' di più e ripartire, e ci fa sempre sprecare meno fiato, ne fa sprecare di più agli avversari che corrono tanto a risparmio del nostro fiato. Adesso migliorate il quarto posto, diciamo, chi te mette davanti, PES? No, vabbè, sono tante le squadre da temere, anche perché come vedete ogni volta che entriamo in campo dobbiamo sudare sette camicie per portare a casa il risultato, quindi che siano davanti, che siano dietro di noi, prima o poi giocheremo con tutti e sarà là che avremo il responso del nostro campionato. Prossimo turno per concludere avete il Real Palermo, che ieri hanno vinto, solo li conosci? No, non li conosco. Barbaro però... Labbua. Ah sì sì sì, vabbè, ne ho sentito parlare molto bene, anche loro sono sopra di noi a quanto ho capito, se non sopra sono lì, diciamo, esatto. Quindi vabbè, speriamo che sarà una bella sfida, anche perché noi ce la giochiamo a viso aperto con tutti, speriamo quantomeno di avere qualche giocatore in più e non arrivare distrutti alla sera prima. Vabbè, ti ringrazio Piero, alla prossima, ciao. Alla prossima. Arriva un pareggio per 1-1 per i Team Pulata, dopo comunque una grandissima partita. Avete giocato forse meglio, però si sono difesi bene comunque gli avversari. Abbiamo giocato secondo me molto bene, forse la partita migliore che abbiamo fatto da quando è iniziato il campionato. Da quest'anno, sì. Da quest'anno. Dispiace perché il pareggio è un bel risultato, ma non lo meritavo. Meritavamo il diritto. Perché loro hanno fatto un bel gol di punizione, però noi abbiamo... dominato la partita, però no. Siamo stati bravi. Oggi comunque voi siete stati bravi in tutti i reparti, a partire dal portiere che ha fatto una grandissima parata, poi in difesa, in attacco. Tanta sfortuna, due pali. Peccato, magari per le occasioni, tante occasioni, un gol solo. Peccato, ci fa fare l'esperienza questa cosa nel non cullarci troppo, perché 1-0 ci siamo un po' cullati, invece dobbiamo forse chiuderla. Sì, sì, sembrava vinta. Tra l'altro, come l'anno scorso, abbiamo pareggiato pure con Jacopo Comaioli. Peccato perché potevamo anche meritare di vincere. Meritavamo la vittoria, però alla fine loro non avevano gistastica, avrebbe corso abbastanza. Oggi loro sono mancati molto in attacco per sì, questa assenza. Loro penso sono d'accordo, forse un poco in più noi meritavamo, dovevamo sì, chiuderla sì, un po' sopra noi. Per le occasioni avute sì, sicuramente. Niente, andata così, va bene. Ci rifaremo alla prossima. Allora ci vediamo la prossima settimana, dai, ciao, ciao. Pesta alla quarta vittoria consecutiva, sempre più primi, però quest'oggi prova da rivedere, diciamo. Sì, sì. Hanno difeso primo tempo soprattutto. Sì. Hanno difeso benissimo, sono tutti Valeri veramente. Pensavamo alle donne, pensavamo oggi, però fuori in bandata. Se vi dico gatto cosa mi dite? Pezzo di me. Ce l'abbiamo pensato. Uno stronzo, mi ha fatto un fallo pauroso sta me. Guarda, non so chi è stato. Peccato per Campanella che a quota 2 è rimasto, poteva fare la tripletta. L'importante è ottenere questi tre punti che questi due gol ci hanno fatto rimanere. Ci si aspettava forse di più, diciamo, dal punto di vista dei bonus. Prova sottotono. Ci può stare, no, assolutamente. Diciamo che si sono fatti valere, sono entrati in campo benissimo, hanno difeso molto molto bene. Avete sbagliato l'approccio, visto che erano 5 loro magari? No, hanno difeso molto bene, siamo stati anche molto sfortunati. Non avevano cambi, dico, tra l'altro, quindi... Hanno resistito fin quando potevano, diciamo, anzi tutto merito è vuoto comunque. Esatto. E poi per il resto siamo stati anche sfortunati, per questo 5 pali almeno. No, 5-6 pali, 3-2 tempi. No? Eh sì, qualche palo di troppo, alla fine però i gol sono arrivati e questo è l'importante. Chi te mette quest'anno? Vini Titans sempre? Noi stessi? Chi ha detto che siete Titans? Pallone d'oro! Ma chi l'ha detto che siete Vini Titans? Vabbè, sono secondi, comunque posso mettermi in difficoltà. No, è Giacobelli che è fissato con noi. Giacobelli. Ma sono più forti questi PES o quelli dello scorso anno? Questi.
Questi pesano più forti. Sono più squadre, più squadre. Sono diversi. L'anno scorso eravamo molto più individualisti, quest'anno molto più squadre, molto più. Come punti a questo punto eravate più punti dell'anno scorso ora? Più punti dell'anno scorso. Adesso. Avevamo. Abbiamo detto più punti rispetto all'anno scorso. Allora, 4 giornate, intendo, esatto, questo intendevo dire. Allora, buono questo, diciamo, questo almeno inizio di campionato. 4 punti. Niente male, allora. Vieni in campo per concludere. Io, grazie a tutti. Campanella. Campanella ha fatto fare tutti i gol. La squadra, non giocato la brava, Paolo, va. Campanella ha fatto 4 gol oggi. Si è prodotto un rigore, un assist. Non c'è un migliore in campo oggi. Direi che la darei a Gatto perché ha resistito. A Gatto, esatto, Gatto che ne prova. Prossimo turno è dai Warriors. Ma perché? Stanno giocando. Ciao. Come le vedete? Forza Pes. Forza Pes. Alla prossima, ciao. Ciao. Piol finalmente arriva la prima vittoria. Per risultato di 8-3. Ci sblocchiamo, nonostante la Monica Show, migliore in campo dei suoi, un sacco di parate. Mi hanno preso a pallonate. Tre pallonate qua. Kamikaze, questo dimostra come abbiamo giocato noi e come ha parato lui. Ora qua. Anche Cernigliaro però ha fatto la sua parte. Dico. Ci sblocchiamo, speriamo di cominciare a fare sto po'. Nonostante dico tutte le assenze. Dico è stato anche un po' per l'assenza degli avversari, però anche voi avete giocato bene, avete dimostrato. La meritavate la vittoria. No, anche no, sono una bella squadrezza. Noi eravamo in 5, diciamo, Monica, ci crediamo garantito. Poi il loro portiere ha due coglioni così. Partita chiusa nel primo tempo, sì. Però nel secondo tempo alla fine vi state bruciando lo scarto, diciamo. Sì, perché ci eravamo fissati che dovevamo fare la tripletta a lui, ma è peggio perché così poi non entra mai. Ha preso una decina di pali, tranquilli, se no nel secondo così tempo, è peggio. Nel secondo tempo quanti gol ho fatto nel secondo tempo? 3, tripletta di Barone. 5-0 per il primo tempo è peggio. Dico 3.5, quindi si risale un po' la china, diciamo. Sì, sì, sì. Credo che l'obiettivo sia chiaro, la salvezza. E invece la prossima con i Walker. Abbiamo i stessi completini, quindi ci possiamo mescolare. Ah, fate un po' l'uno. Sappiamo che hanno vinto la Champions, però noi se siamo in 8-9, cosa che non ci sarà mai, perché ancora non è capito. Vabbè, è una partita da giocare, sì, sì, come tutte le altre. Ci sarà diretti. Vabbè ragazzi, dai, in bocca al lupo, alla prossima, ciao. Ciao. The Walker, vittoria un po' sofferta, 4-2. Ciao! Questo ragazzo è già dopo. Scusa. Ragazzo ha bisogno 4-2, 4-2. 4-2, dai. Ma pensavo abbiamo niente bonus. Siamo sempre fortissimi. Passate questo. Mancava una pedina fondamentale per gli altri. Sì, per gli altri. La squadra comunque giocava bene, era molto chiusa in difesa. Abbiamo avuto qualche problema, però poi alla fine peccato io faccio che il fenomeno, quello segno. Peccato abbiamo un portiere di merda. Abbiamo un portiere di merda. Io se ne faccio una partita. Ma qualche parata l'ha fatta, dai. Qualche parata l'ha fatta, però succede. E poi alla fine della partita. Succede tu e si fa la bomba. Partita finita. Bravo il portiere, loro. Bravo. E poi niente, giochiamo bene. Dai, siete sempre nella scia dei pezzi che hanno vinto, sì, anche quest'oggi. A meno 5. Sì, sì. Però meno 6. Sia voi che i pezzi avete vinto 4-2 senza bonus, quindi diciamo che non ha cambiato niente. Insomma, se ci vede che siamo scassi, lo puoi dire, non è che accettiamo le critiche. I campioni siete campioni della Champions, non è che siete così tanto scarsi poi alla fine. Io di Champions 1 ne conosco, poi conosco i Champions. Allora, destino vuole che in un campionato perdiamo una partita. L'abbiamo già persa contro i PES, non vinciamo più. Vabbè dai raga, un in bocca al lupo per la stagione. In bocca al lupo a me che devo migliorare. Dobbiamo vincere tutto. E speriamo che il portiere migliori assolutamente. Titans, quarta vittoria consecutiva. Zero gol subiti. Terza volta avete terza fatto 4.1. Sì. I PES hanno fatto 3 punti, quindi non so chi è prima dei due adesso. Vabbè, per ora pensiamo alle nostre. Ho un canimano. Seconda partita senza subire gol, quindi terza partita. Che livello gioco belli, coppia vincente. Niente, non si va a perdere così. Questa squadra. Quando la squadra. Con la maglia nuova, tra l'altro, per oggi. Porta bene, grazie a una tripletta. Giochiamo col cuore. Adesso è un testa a testa con i PES.
Sì. No, vabbè, ancora dico, c'è anche altre squadre, onestamente, anche da vedere ancora. Però sì, ragazzi, ce la giochiamo. Aspettiamo anche il ritorno di Scibetta. Il ritorno di Scibetta. Per te qualità. Un fango. Però grande prova oggi anche in fase difensiva. Come io vorrei sottolineare il gol di testa di questo gol di testa. Ok, ragazzi, Costa è troppo tasso. Costa alto, un metro e mezzo, ha fatto gol di testa. Sul calcio d'angolo. Il calcio d'angolo di testa, un grande gol. Un gran gol. Il portiere alto 2 metri. Qualcosa lì sugli avversari, come vi sono sembrati? No, ma la squadra gioca bene comunque. Da parte loro forse prova sottotono, perché... Sì, no, vabbè, hanno pure fatto la loro partita, però poi dico, noi siamo stati pure bravi a segnare... Una partita che da fuori è un po' difficile. Dico, Giacopelli onestamente che dice di stare male, ma poi fate prende in campo così. Fa certe parate pure, ma pure Crivello, dico, in difesa non passa nessuno. Ragazzi, ci diamo assieme io e Crivello. Sono fidanzati, come ho già detto più volte. Sì, innamorati... Non tanto tempo. Troppo di darò la vera. Ragazzi, lo stiamo trattenendo troppo. Attenzione al prossimo turno che avete gli Jacopini, che sono Jacopoco Maioco. L'anno scorso ci hanno fatto lo scherzo. Gli hanno fatto lo scherzo, gli hanno fatto perdere il campionato. Ma l'anno scorso mancava Crivello. L'anno scorso mancava anche Costa. L'anno scorso purtroppo è stato un pareggio che brucia ancora. Quindi tante motivazioni per far bene in quella partita. Certo, tante. Va bene, ragazzi, allora. Dobbiamo andare comunque. Ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo. Ciao. Zimbabwe, la prima, la prima vittoria. Sì, la sto pensando così. Non è come sempre. Una partita sofferta, molto cattiva, dobbiamo dire. Ammonito anche per l'icone, ma si è fatto perdonare con due gol, dai. Allora, diciamo che si è messa bene. Grazie a Ludovico, ma un applauso a Ludovico. In effetti all'inizio stavate 3-1, 3-0 sotto, quindi... Sì, comunque diciamo noi non meritavamo di andare sotto, perché penso che si è vista la partita. Comunque il calcio è strano, perché noi ci mangiamo i gol, giustamente gli altri li fanno. Le fatte, la palla è rotonda, il calcio è strano. No, fortunatamente abbiamo avuto anche i due tiri liberi realizzati da Sansone e Ludovico, che nelle precedenti partite abbiamo avuto anche i tiri liberi a favore, ma ce li siamo mangiati tutti. Quindi oggi ci è andato tutto a favore, una bella partita. Vittoria con la tripletta di Rust. Devo quindi una cosa, quando ho giocato io non abbiamo subito un gol, però ma cioè che la scorsa non ha giocato e abbiamo vinto. Sottolineiamo che Sanzano ha fatto un salvataggio sulla linea incredibile. Voglio dire una cosa, perdevamo 2-0, è arrivato il nostro tifoso Giughi, Pughi Puccio, un applauso al tifoso Erbamen. Dai ragazzi, una bella partita in bocca. Ancora da ieri, sosteniamo. E andiamo a l'erba fa bene, l'erba ti dà la carica. Vabbè, la prossima settimana Marrella contro di voi in porta. Oggi si apre il culo e poi la prossima settimana fa papere. Va bene, ragazzi. Vabbè, tanto vi spacco il culo lo stesso, dico. Dai, raga, una bella partita in bocca al lupo per il futuro, dai. Grazie. Zimbabwe. Grazie.